oggi festeggiamo quattro nostri giovanotti, ragazzi molto giovani, nello spirito e nel corpo. E anche lui è andato dal fornaio come me per cospargersi un pochino di polverina bianca, ma insomma è giovanile. Sono molto contento naturalmente, quest'anno devo dire che è un anno particolarmente positivo. Loro hanno preso servizio come ricercatori e tecnologi pochi giorni fa. All'inizio dell'anno c'è stata un'altra assunzione di un tecnico, Antonio Pantalone, per cui per quest'anno siamo già a 5. In periodi difficili, come tutti sappiamo, questo è un elemento, un fatto estremamente positivo. Avremo anche concorsi nel corso dell'anno, per cui io direi che il 2010 è un anno a cui guarderemo con soddisfazione guardando indietro. Innanzitutto è la loro festa, quindi loro si sono meritati l'obiettivo che hanno raggiunto. Sono stati con noi anche prima ovviamente di questo concorso che li ha visti vincitori, quindi ci conoscono da tempo e noi li conosciamo da tempo, e quindi è una conferma del loro valore. Naturalmente saranno con noi tanti anni, anche se gli NFL vanno in pensione a 65 anni, lo sapete, quindi prima degli universitari, ma insomma la via è lunga e quindi avrete un sacco di successi sicuramente professionali, ma io spero anche umani, perché questo è un ambiente in cui l'umanità è fondamentale. Il fatto che qui ci siano istituzioni diverse è una dimostrazione di questo affiatamento che c'è fra le varie istituzioni. E quindi nel farvi gli auguri, nel congratularmi con voi, fatemi dare un pensierino a coloro che come voi meritano una stabilizzazione, una posizione più concreta nel nostro ente, e che mi auguro un bel dì ci chiameranno per una festicciola analoga. Ce ne sono tanti e voi siete quelli che in questo momento festeggiate e noi festeggiamo con voi. Tanti auguri. A nome del Dipartimento io do il benvenuto e accolgo nella comunità del Dipartimento anche loro, visto tra l'altro un'accoglienza un po' particolare, visto che oramai sono abituati da anni a frequentare il nostro mondo. Spero comunque che la collaborazione con l'ente continui così come è andata avanti in questi anni. Niente, mi impegnerò a fare di tutto perché la vostra sistemazione sia quanto più adeguata possibile. Con la casella della posta, soprattutto perché visto che ultimamente è buttato. Di nuovo benvenuti a loro. C'è uno di voi che vuole fare da spokesperson. Parla. Sarò breve, infatti non avevo pensato di dover parlare, insomma devo dire, però grazie soprattutto per le belle parole del nostro direttore, per le parole del direttore di FN, del Dipartimento Pasqualino. Per me è stato un percorso molto lungo e non mi sembra vero realmente di festeggiare insomma questo giorno, mi sembrava sempre la fine così. un inizio diverso, anche perché appunto come diceva Pasqualino, da tanto che veramente sono qua, mi sono sempre trovata benissimo, infatti non me ne sono mai voluta andare, quindi adesso finalmente mi sono sempre sentita a casa e continuerò sempre a sentirmi a casa. Veramente ringrazio a nome di anche credo insomma, vuoi dire qualcosa nella tua lingua? Qualcosa, su, dici qualcosa. Vabbè, se dico in mia lingua non penso che capite nulla. Comunque, a me fa molto piacere insomma, che questo giorno è arrivato. E conosco molti tutti di voi, insomma, quasi come amici. E
diciamo, da parecchio tempo mi sento a casa qua anche io. Quindi, poi per me personalmente, diciamo, questa assunzione è arrivata nel momento più giusto possibile, perché un mese fa, ma per tre mesi fa. E quindi grazie per buon appetito, diciamo. E buon appetito a tutti. Fai finta di pigliare, vabbè, ha mangiato, così dai, capito? Sì, è vero, mangiamo.